Insomma, da quanto tempo è calata la produzione del latte? Forza. Sei tu quello che si occupa delle vacche. Dottore, se ha un figlio, eviti di lavorarci insieme. È un consiglio da amico. Per favore, papà. Allora? Ma guardi, sarà più di un mese e ho provato a cambiare mangime, ho provato anche a dargli degli integratori, però niente, continuano a dimagrire. Sicuramente ha sbagliato qualcosa. Sì, oppure hanno soltanto bisogno di qualcosa di più incisivo. Infatti, il Ronzoni, quello che ha l'allevamento su Ai Tre Colli, mi ha detto che lei gli ha prescritto un farmaco miracoloso. Sì, lo ricordo bene. Soltanto che prima dovrei vedere gli animali, per capire se poi effettivamente ne hanno bisogno. Bene, non potrebbe venirci subito, sa, queste cose vanno cotte e mangiate, altrimenti. Va bene, andiamo. Siete fortunati che oggi non ho nessun appuntamento. Bene, grazie, dottore. Come ti capisco, anch'io avevo un padre rompiballe come il tuo. Il suo complice ha già confessato. Non ci faccia perdere tempo, sappiamo tutto. Che cosa volete sapere? Beh, vogliamo iniziare a parlare dell'abuso di titolo, nonché dell'illecito esercizio dell'attività di veterinario? L'avete scoperto allora? Non è stato poi così difficile. È bastato un semplice controllo. Voi non sapete che cosa voglia dire avere un padre che dalla mattina alla sera si ripete che non vale niente. Ma mi sembra un po' poco come giustificazione. Parla facile, lei. Mio padre mi levava la vita con questa storia dell'esame all'università. Alla fine ho pensato che era molto più semplice falsificare gli statini e fingere di laurearmi. E così poi ha cominciato a lavorare con lui. Sì, ma era un inferno. Qualunque cosa facessi non andava mai bene. Mi spiace dirlo, ma quando è morto per me è stato un sollievo. E ha continuato l'attività nel suo studio senza averne il titolo. Sì, i clienti continuavano a venire e non chiedevano mai niente. E poi ho rincontrato Nino, che mi ha parlato di questo farmaco, e allora ci siamo messi d'accordo. Lei prescriveva il farmaco in cambio di un adeguato compenso, giusto? Sì. Se solo avessi immaginato quello a cui andavo incontro. Cioè, vuole dire che pensava di non fare del male a nessuno. Sapevo che era una truffa, ma alla fine le mucche stavano meglio, si riprendevano. Non poteva essere così nocivo, no? Nina. Niente, che deve essere successo? La conoscete, no? Fa sempre queste storie per farsi notare. Infatti, ormai si sa com'è fatto, non si può far nulla. Niente. Non ce la fai a far cosa? Alex, quello che abbiamo fatto insieme. A te non frega, hai capito? Soprattutto ridi. E quello ci sta guardando, guarda. Sai benissimo che io non volevo mettere in mezzo Nina. Se solo apri bocca hai finito di vivere, hai capito sì o no? Eh? Te lo sei messo in quel cervellino? Salve, Giude. Gesta. È un brigante, un assassino, uccide gli innocenti e deruba la povera gente. Sara, abbiamo bisogno di lui per sconfiggere i romani. Non voglio avere a che fare con dei delinquenti. Adesso basta! Non sai niente! Niente! E ora stai morendo sulla croce! Ragazzi, le chitarre. Che musica metti? Pensavo o un pezzo loro o un qualunque altro pezzo rock. Metto in testa? Va bene. Questa settimana con Famiglia Cristiana i vantaggi della corretta alimentazione a soli 3 euro in più. Andare a piedi fa bene! Melissa, mi prenoti un tavolo per due da Gaetano, per venerdì alle 8:30. Sulla mia agenda, Melissa, alla G, sì, G come Gaetano, sì. Venerdì. Grazie. La signorina Denai, per piacere.